Buongiorno a tutte, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Buon 2019 a tutte, è il primo video dell'anno e sono tornata con un video super super richiesto, ovvero una night routine. E come potete notare, è la prima night routine che registro nella casa nuova. Ebbene sì, finalmente ci siamo quasi del tutto trasferiti. Comunque la prima cosa che faccio quando rientro a casa è quella ovviamente di togliermi il cappotto, appoggiare la borsa e mettermi comoda. Mi tolgo le scarpe e quando è già abbastanza tardi, mi piace anche mettermi o il pigiama o comunque dei pantaloni, della tuta e delle calze belle pesanti, perché adoro camminare a piedi nudi. Pollice in su se anche voi amate camminare a piedi nudi come me. E dopo aver fatto questo, dopo essermi praticamente in pigiamata, mi dirigo subito in cucina a preparare la cena, perché ahimè questa sera sono rientrata a casa davvero molto molto tardi, quindi non ho potuto dedicare del tempo a me stessa. Solitamente quando rientro a casa prima di cena mi piace o stare sul cellulare a guardare delle foto su Instagram, insomma, rilassarmi un po' così, guardare le mail se devo rispondere a qualche mail, guardare dei video su YouTube o perché no, magari anche una serie se ho il tempo di farlo. Invece stasera non c'era assolutamente tempo e mi sono messa subito ai fornelli. Nel frattempo Stessi stava allenando in palestra perché anche lui era rientrato da poco. Per questa sera abbiamo deciso di fare gli hamburger, che sono un piatto in realtà super gettonato che cuciniamo molto spesso, innanzitutto perché ci piacciono tantissimo e poi sono davvero super veloci da fare. Quindi ho messo ovviamente la carne a cuocere. Nel frattempo sono andata anche a scaldare leggermente il pane nel forno e poi, una volta che la carne era ben cotta, perché io adoro la carne ben cotta, siamo andati a comporre il nostro hamburger. Per me pomodori, per ste invece soltanto formaggio, e voilà, la nostra cena è servita. Stasera abbiamo rinunciato alle patatine perché in quest'ultimo periodo, specialmente sotto le feste, abbiamo leggermente sgarrato e quindi soltanto hamburger e patatine fritte abbiamo deciso di accantonarle. Ma ahimè, dopo aver finito di cenare, bisogna anche lavare i piatti, quindi sono andata a preparare la lavastoviglie, che non faccio andare tutte le sere, ma preferisco riempirla completamente, quindi la faccio andare ogni 2-3 giorni. E dopo vado subito anche a pulire la cucina. Il piano induzione lo adoro, specialmente perché si pulisce all'istante. È una cosa che faccio tutte le sere dopo aver cenato, quella di pulire la cucina subito, perché non mi piace andare a dormire con la cucina o comunque la casa in generale disordinata, quindi è d'obbligo, almeno per quanto mi riguarda, andare a riordinare la cucina prima di andare a letto. Una volta che la cucina è stata riordinata, mi piace andare al computer rilassandomi con una tazza di tè, una tazza di caffè. In questo caso, quando registro questo genere di video, mi piace vedere i file che ho registrato precedentemente, intanto che aspetto di registrare altre clip, quindi li porto sul computer per vedere come sono usciti. A tal proposito, voglio parlarvi anche di un programma di editing, diciamo, che sto utilizzando in questi ultimi mesi, Wondershare. Vi lascio il link qua sotto nell'info box. All'interno di questo programma ci sono tantissime funzioni dedicate ai video, si possono editare i video. Io, ad esempio, lo utilizzo per editare i video semplici, quelli semplicemente parlati. Un'altra funzionalità che secondo me è ancora più interessante, contenuta all'interno di questo programma, è la possibilità di convertire i vostri file, che siano file registrati, che siano dei film, che siano delle serie TV. Potete convertirlo in qualsiasi formato, ce ne sono davvero tantissimi. Io questa funzione la utilizzo tantissimo, specialmente per quando scarico dei film che poi voglio vedere sulla televisione. A volte mi capita che la televisione non legge il formato del film che ho scaricato e quindi lo vado a convertire con questo programma. Un'altra cosa che utilizzo tantissimo è quella di scaricare la musica che poi vado ad inserire sotto i miei video con questo programma. Quindi vado su YouTube, cerco ovviamente la musica senza copyright, copio il link semplicemente del video che vado poi ad incollare sul programma e si scarica all'istante, poi ce l'ho salvato sul mio computer. Questa funzione la trovo davvero fantastica. Inoltre potete, volendo, scaricare non solo la musica, quindi non solo l'audio del video di YouTube, ma proprio il video stesso, quindi se avete un viaggio imminente potete scaricare un po' di video e guardarli offline. Detto questo, una volta che ho visionato, che ho controllato tutti i file che ho già registrato, continuo la mia routine, quindi vado in bagno a struccarmi prima di fare la doccia, perché prima di fare la doccia ultimamente ho preso l'abitudine, cosa che prima non avevo, di struccarmi. Quindi come prima cosa vado a struccare tutto il viso, utilizzo l'acqua micellare della Garnier indicata per pelli miste, questa mi sta piacendo davvero tantissimo. Uso un dischetto per struccare tutto il viso e poi vado ad utilizzare altri due dischetti per struccare gli occhi. Passo poi al tonico e vado ad utilizzare questo
prodotto di Pixi alle rose, che mi sta piacendo davvero molto, lo applico tutte le sere dopo essermi struccata. Poi passo il contorno occhi, sto utilizzando da diverso tempo ormai questo contorno occhi di Darphin, è un contorno occhi colorato, quindi è fantastico, utilizzato anche la mattina dopo essersi svegliate per andare a coprire un po' le occhiaie. Poi passo al siero, in questi ultimi mesi sto utilizzando questo di Clarence, è un siero che va a ridurre notevolmente l'aspetto dei pori, infatti da quando lo sto utilizzando tutte le sere, tutte le mattine, ho notato dei grandi miglioramenti. E l'ultimo prodotto che vado ad utilizzare è questo siero da notte di Pixi, un siero esfoliante che applico su tutto il viso. Fatto questo vado a pettinare i miei capelli, vado in doccia, non ho ripreso questa parte però mi sono fatta la doccia e poi abbiamo preparato ancora un caffè, in realtà io mi sono fatta per me un nocciolino, per Ste invece un caffè macchiato, e poi ci stiamo rilassati sul divano guardando una serie su Netflix insieme a Joy, che vuole sempre puntualmente giocare con la pallina. E poi ovviamente arriva il momento di andare a letto perché si è fatto tardi, quindi andiamo a dormire e con noi viene sempre anche Gioia, ormai si è abituata a dormire con noi. Nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto, ciao!